Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo ed ultimo webinar Fiesta Mexicana, Messico desconocido alla scoperta del Messico più autentico, realizzato per il 2018 da Quarra Travel in collaborazione con Visit Mexico. Siamo lieti oggi di avere con noi per l'introduzione Sarina Alvarez, direttrice per l'Italia di Visit Mexico. Passeremo poi la parola a Gianluca Sposito, General Manager Quarra Travel. Buongiorno Sarina, prego. Sarina non è più connessa. Scusate. Le bellezze della Intanto diretta. buongiorno a tutti da parte mia, sono Gianluca di Conrad Travel, grazie a tutti i partecipanti e adesso risolviamo questo piccolo problema tecnico e facciamo parlare Sarina come da programma. Eccola. Piacere poter salutarvi, vi ringrazio per la vostra partecipazione, per l'interesse in conoscere di più quello che è il mondo messicano. Oggi, insieme a un gran partner, Conrad Travel, specialista del Messico, presenteremo quello che il Messico è capace di offrire ai grandi viaggiatori. Gianluca Esposito vi parlerà con immagini degli stadi del Messico meno conosciuti rispetto a quello che il mondo maya ma anche tanto belli, i quali hanno un gran potenziale nel mercato italiano. Sto parlando degli stati di Oaxaca, di Puebla e della bellissima Bassa California. Prima di lasciare la parola a Gianluca, vi mostriamo il nostro bellissimo video istituzionale. Un caro saluto a tutti, nuovamente grazie. Travel is a search. And we're all looking for a world that's not like ours. And we're all looking for a world that's not like ours. Where we can see and live things that we never imagined. Where ancient cultures converge under the watch of pre-Hispanic gods. Where ancient cultures converge under the watch of pre-Hispanic gods. Crystalline beaches are just down the road from untouched mangroves. Crystalline beaches are just down the road from untouched mangroves. And the dead and living dance in the streets splashed with color. And the dead and living dance in the streets splashed with a color. World that awakens the drive to explore, that awakens the drive to imagine, to feel, to imagine. This incredible and vibrant world is real. The question is not if you're interested in coming. The question is, how far will you go? The question is, Mexico, how far will you go? a world of its own. Mexico, a world of its own. Buongiorno Gianluca, prego. Eccomi. Buongiorno a tutti. Ripeto, sono Gianluca di Conrad Travel, grazie a tutti per essere presenti qui con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito per il primo appuntamento che era nell'ormai lontano 20 giugno e quindi vogliono completare il loro corso di formazione online con il Turismo del Messico e Conrad Travel. Grazie soprattutto per le bellissime parole di Sarina, ma soprattutto per la sua collaborazione continua insieme a noi per promuovere quello che noi chiamiamo da sempre il Messico autentico. La scorsa settimana abbiamo realizzato una splendida serata sulla Baja California insieme proprio a Sarina e soprattutto ospiti della più bella location di Roma, cioè l'ambasciata del Messico. Nella zona di Via Nomentana a Roma. È stata una serata straordinaria sia per la bellezza e la ricchezza della presentazione che è stata fatta. Era presente il nostro corrispondente in loco, ma anche e soprattutto appunto per la location e per l'accoglienza che Sarina e tutta l'ambasciata del Messico ci ha riservato. È stata una
una roba memorabile, e speriamo di farne altre, ovviamente. E, bene, io a questo punto inizierei subito con gli argomenti, perché abbiamo veramente tantissima carne al fuoco per oggi. Completeremo il nostro excursus in quello che individuiamo come Messico autentico, concentrandoci su alcune destinazioni veramente uniche e particolari, se vogliamo, soprattutto alternative a quello che già tutti bene o male conosciamo e che tutti bene o male riusciamo a proporre ai nostri clienti. Va avanti. Devi andare con le frecce. Sto andando con le frecce, ma eccoci qui. Perfetto. Si era bloccata la mia freccia. Presento il nostro tour operator, lo faccio sempre perché repetita iuvant, come mi insegnavano al liceo, da oramai quasi 20 anni, direi nel 2020 faremo 20 anni, Coral Travel è tour operator specializzato in tutte le destinazioni del continente americano, quindi Nord America, Messico ovviamente, Centro America, America Latina, le ovvie estensioni. Quest'anno siamo stati in maniera insospettabile e assolutamente sorprendente candidati da voi agenti di viaggi come miglior tour operator per specializzazione del prodotto Viaggi su Misura, e questo ci ha reso molto molto contenti e orgogliosi. Non abbiamo vinto, ma non fa assolutamente nulla, ciò vuol dire che tutti voi, la maggioranza di voi, ci considerate un punto di riferimento per il continente americano, dal nord al sud, e questo ci riempie veramente di grande soddisfazione. Cosa facciamo? Facciamo esclusivamente viaggi su misura, e l'argomento di oggi proprio lo esporrà nella maniera più chiara possibile. E naturalmente, per fare questo, la massima flessibilità, la massima velocità di risposta e puntare esclusivamente, come abbiamo sempre fatto, sulla soluzione di voli di linea. La presentazione non va avanti comunque. Eh, Hai cliccato su, cioè stai cliccando sulle frecce, perché a me funziona. io sto cliccando sulle frecce. Sto cliccando sulle frecce. Aspetta. Prova a fare. Prova ora. Chiedo scusa, sto andando giù proprio, ecco, cioè prima, eccomi qui, sono Gianluca, mi conoscete moltissimo, vi conoscono. Questa foto è stata presa in uno dei miei viaggi un pochino di tempo fa, proprio in Baja California, di cui parleremo abbondantemente oggi. Questo è l'Hotel California, e poi vi spiegherò alcuni piccoli segreti proprio sull'Hotel California. Noi siamo a Roma, questi sono i nostri contatti, che ripeteremo poi al termine della nostra presentazione. Ecco, questa è una delle cose più importanti, vedere la cartina, per rendersi conto che quello che noi vediamo del Messico è ben poco, è quello che posso indicare in questa zona, cioè la zona dello Yucatan, è sicuramente la parte più visitata, vuoi per la vicinanza geografica maggiore verso l'Europa, e vuoi anche per le straordinarie bellezze e attrazioni archeologiche, naturalistiche, spiagge meravigliose che la regione offre. Ma naturalmente quello è una piccolissima parte di questo straordinario, magnifico paese, e che non viene visitato nella sua interezza. È soprattutto uno dei paesi più indicati per i repeaters, per le persone che vogliono approfittare della loro già parziale conoscenza della destinazione, estenderla e vedere cose completamente nuove. Il Messico offre almeno 10 viaggi completamente diversi uno dall'altro, come vedremo appunto, per esempio, oggi delle varie cose. Che cosa è il nostro Messico autentico? È basato ovviamente su oltre 30 anni di esperienza professionale sulla destinazione. Chiunque compone lo staff di Conrad Travel ha una esperienza lunghissima e molto approfondita sulla destinazione Messico. Noi nasciamo nel 1998 come rappresentanti del nostro corrispondente, del nostro DMC, e quindi abbiamo sempre avuto quel background di DMC che ci portiamo avanti come tour operator per tutte le nostre destinazioni. La relazione con il nostro DMC è sempre più forte e florida, e quindi contiamo su una nostra propria struttura ricettiva, una centrale generale che è vicino a Città del Messico, nella magnifica città di Cuernavaca, 8 uffici sparsi nel territorio del Messico per coordinare e fornire servizi, e uno ovviamente in Guatemala per i combinati o per i viaggi unici su Guatemala.
Naturalmente, come dicevo, assolutamente viaggi rigorosamente su misura. Su misura cosa vuol dire? Che Conrad Travel, per quanto riguarda il Messico, che tutti voi bene o male avete nel tempo proposto con i classici tour a partenze garantite, beh, potete mettere da parte questa idea, perché con Conrad Travel si parte minimo due passeggeri tutti i giorni dell'anno, nella stragrande maggioranza delle destinazioni messicane, soprattutto quelle più turistiche, quelle, diciamo, il percorso più turistico, il famoso Mundo Maya, che parte da Città del Messico e si completa a Cancun oppure nelle varie estensioni balneari disponibili. Lavoriamo esclusivamente con voli di linea e non abbiamo, anzi combattiamo con tutta la possibile forza il concetto che il Messico sia esclusivamente una destinazione balneare. È una delle più grandi ingiustizie, e io proprio l'altra sera, durante la serata Baja California, la definivo una dei crimini contro l'umanità turistica più grandi che si siano mai sentiti. Perché il Messico ha tutto questo da offrire. In primis, il Messico è una delle destinazioni più importanti del pianeta dal punto di vista turistico, tout court, punto. Offre, tra le migliaia di cose, 5.000 anni di storia, dalle prime culture precolombiane ai giorni nostri, una delle destinazioni più ricche, variegate e sorprendenti dal punto di vista naturale del pianeta, dal punto di vista archeologico praticamente nei primi top 3 del mondo, dal punto di vista culturale è una destinazione top, naturalmente in tutti i sensi, per cultura non intendo soltanto le culture passate, ma anche le culture vive, vere, che ancora adesso permeano la società, permeano la realtà e sono possibili da sentire tattilmente dai vostri passeggeri. Le sue vestigia coloniali sono qualcosa di sorprendente e assolutamente affascinante. Molte di queste città ovviamente sono patrimonio dell'UNESCO. Diciamo che il Messico in generale è un posto UNESCO, proprio uno dei posti più importanti, delle nazioni più importanti dal punto di vista UNESCO. La ricchezza, lo straordinario fascino dei Pueblos Mágicos, che vedremo nel corso della nostra presentazione. Come vi dicevo, le culture vive, quindi non culture passate da centinaia di anni, ma culture vive, vibranti, vere, tuttora tramandate, tuttora lingue tuttora parlate, usi e costumi tuttora attivi nella società, nel tessuto sociale delle varie comunità, la possibilità quindi di fare turismo delle comunità, oltre che ovviamente ecoturismo date le ricchezze naturali straordinarie, e anche la possibilità di contribuire allo sviluppo, al mantenimento di queste realtà culturali fortissime con il turismo solidale. Per quanto riguarda il mare, non solo ovviamente Riviera Maya, ma tantissime altre destinazioni, alcune delle quali abbiamo già visto nel corso della prima presentazione del 20 di giugno, adesso amplieremo il discorso, soprattutto con un paio di zone. In poche parole, una destinazione totalmente da repeaters, esattamente come è, per esempio, il vicino confinante Stati Uniti d'America. Impossibile pensare che un vostro passeggero dica «sono stato in America quando è stato solo a New York», la stessa cosa si può tranquillamente applicare al Messico. È impossibile dire «sono stato in Messico» se sei stato solo Riviera Maya, soprattutto magari un villaggio a gestione europea o italiana, chiusi là dentro non si è visto assolutamente un fico secco di questo che questo incredibile paese può offrire. Da cosa si compone tecnicamente il nostro Messico autentico? Sono tour guidati a partenze rigorosamente individuali, giornaliere. Sul nostro sito, sul catalogo, non troverete una data di partenza, perché non ne abbiamo. Ne abbiamo soltanto quando decidiamo o proviamo a lanciare delle proposte di groupage, per esempio per Capodanno piuttosto che per l'estate o per altri eventi, come abbiamo fatto, e ve ne parlerò appunto, ve ne avevo già parlato il 20 di giugno, per la festa dei morti proprio tra poche settimane. Ovviamente i fly and drive, l'offerta è grandissima, tutti flessibili e personalizzabili, la possibilità di fare delle esperienze in treno straordinarie come il treno del nord, di cui parleremo proprio oggi, soggiorni balneari dappertutto e le varie soluzioni di ecoturismo e turismo solidale. Altro motivo imprescindibile per la nostra visita del Messico, del vero Messico, è la scoperta della cucina messicana, che è diventata da pochi anni patrimonio immateriale dell'umanità, ed è una cucina messicana. Dire soltanto la parola messicana è un ossimoro, perché esistono, esattamente come in Italia, le cucine regionali. Dal nord al sud si mangia con la stessa differenza che ci può essere tra
tra il nord Italia e il sud Italia. Proprio gli ingredienti sono differenti, l'approccio è differente, e le preparazioni sono completamente differenti. Quindi è tutto un mondo da scoprire e io adoro scoprirlo, come ho già mostrato proprio l'altra sera, praticamente spazzandomi via un quarto del buffet disponibile, chiedo scusa a tutti. E ecco il nostro punto nevralgico di partenza, di arrivo, e da qui si parte dappertutto. Città del Messico, una delle metropoli più vibranti e più variegate, più ricche, più interessanti e intriganti adesso di tutto il mondo latinoamericano, e oltretutto sublimata proprio queste settimane da un magnifico film di Alfonso Cuarón, che ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, che si chiama Roma. Roma è il quartiere, è la colonia, è il quartiere della Città del Messico in cui è ambientato questo film, che vi invito tutti ad andare a vedere quando uscirà tra poco nelle sale. E da qui si parte per andare dappertutto, sia verso le zone più turistiche dell'est che per le zone meno turistiche, meno conosciute, che dobbiamo far diventare più turistiche insieme, proprio di quello di cui parleremo oggi. Sono 5 diversi itinerari che ho selezionato tra i nostri, tra cui uno nuovissimo, fiammante, straordinario, che vi presenterò proprio adesso come il primo. Eccolo qua. Ci addentriamo in una zona veramente sconosciuta, che è lo stato di Sonora, lo stato più a nord-ovest del paese, che praticamente termina nel Mar di Cortez, nel Golfo di California, che vedete qui in questa cartina, e che ed è in assoluto probabilmente la regione meno visitata del Messico, soprattutto dal turismo nord-europeo. Questa è una chicca che ha trovato la nostra Michela, che ha partecipato all'ultima fiera Tianguis a Mazatlán, grazie all'invito ovviamente del turismo del Messico in Italia, e lei si è immediatamente appassionata a questa idea. Quando è tornata ce l'ha presentato, abbiamo completato l'itinerario insieme ai nostri specialisti della regione, e abbiamo un grande piacere di presentarvelo per la prima volta adesso. Questa partenza abbiamo fatto la quotazione in base a 4 passeggeri, è anche disponibile farlo in 2 soli passeggeri, ma naturalmente a un prezzo più alto. Invece con 4 passeggeri il prezzo è totalmente accettabile, soprattutto rispetto al fatto di quello che si va a vedere. Si atterra con un comodissimo volo interno da Città del Messico a Hermosillo, che è la capitale dello stato di Sonora. E questa, la foto che vedete, è la cattedrale della Nuestra Signora dell'Assunción, che è un po' il simbolo della città. Si prosegue via terra addentrandoci in una delle prime e più affascinanti meraviglie di questo itinerario, che è la cosiddetta Ruta de las Misiones. Ne esistono tante di Ruta de las Misiones in Messico. Questa è molto particolare perché è tutta la zona, diciamo così, evangelizzata da una figura leggendaria come quella di Quino. Questa è proprio la foto di Magdalena de Quino, la chiesa bianca, è appunto il missionario gesuita Eusebio Francisco Quino, che contribuì a evangelizzare la regione, tutta questa regione, nelle prime, appunto, nelle zone tra Sonora, quello che noi adesso chiamiamo Arizona, e la California, proprio diciamo a cavallo dei secoli XVII e XVIII. È un patrimonio storico inestimabile, ovviamente protetto dall'UNESCO, come non può essere altro. Altre tappe che faremo nel corso di questo percorso è visitare altri pueblos con le loro missioni, come Caborca e Pitiquito. Qui le vedete, ecco, questa proprio è la vignetta dell'eroica Caborca di Sonora del Messico, la perla del deserto. Questa è la chiesa della Purissima Concepción de Nuestra Señora de Caborca, che è una delle attrazioni principali della regione e soprattutto uno degli esempi più fulgidi proprio dell'architettura tipica de las Misiones, così come vengono chiamate. Si prosegue verso una delle meraviglie assolute dal punto di vista naturalistico, non solo della regione ma di tutto il Messico, questo paesaggio lunare che è la riserva della biosfera di Pinacate, diventata anche questa designata patrimonio dell'UNESCO qualche anno fa, e con il Gran Deserto di Altar, che qui vedete, è una delle zone naturalistiche più incredibili che si possono trovare in tutto il Messico. Questo è il grandissimo cratere
è vicino appunto al Serro dei Panacate ed è anche oltretutto una zona di grande importanza dal punto di vista dello studio non solo, ma proprio della formazione degli astronauti che qui vengono formati perché trovano delle particolari condizioni ideali per la loro formazione in quello che troveranno nello spazio. È un po' la zona, diciamo, del Messico che viene paragonata al grande Meteor Crater che si trova invece in Arizona, anch'esso utilizzatissimo dalla NASA, soprattutto qualche anno fa, per la formazione dei propri astronauti. Ecco alcuni dei paesaggi del Gran Deserto d'Altar, con i suoi cactus a vista d'occhio, infiniti a vista d'occhio, le grandi dune di sabbia, dove si farà oltretutto un breve trekking fantastico, soprattutto per gli appassionati di fotografia. Altra foto del deserto di Sonora è tutto il deserto di Altar, e in questo pernottamento, visto che non ci sono zone turistiche vicine, si dorme in campamento. In questa foto che vedete è proprio una foto dei campamentos, e si cena intorno a falò, si osservano naturalmente gli astri, la notte c'è una vista incredibile degli astri, e la nostra guida ci spiegherà moltissime cose dal punto di vista paesaggistiche, naturalistiche, ma anche astronomiche della regione. Sono 2 giorni di immersione in questo patrimonio dell'umanità naturalistico veramente irripetibili. Poi, terminata diciamo, la scoperta della zona del deserto, si arriva a Puerto Peñasco, che è la zona, diciamo, marittima della regione. Questo è sempre, si parla del Golfo della California, quello che comunemente chiamiamo Mar de Cortés, la parte più a nord. Come vedete, Puerto Peñasco è nato come sviluppo turistico, ma non è grandemente sviluppata e ha questa spiaggia infinita fatta a ferro di cavallo, che è ideale per lunghissime passeggiate e per bagni favolosi. Ecco altra foto appunto di Puerto Peñasco con il nostro hotel che utilizzeremo per l'overnight in questa zona. Non lasceremo la zona di Puerto Peñasco prima di aver esplorato le dunas di San Nicolás. Una delle attrattive naturalistiche di tutta questa regione e soprattutto per chi vuole l'opportunità di fare questo, appunto, il surfboarding, il sandboarding, scusate, fare un po' di surf sulle dune e scendere giù per gli appassionati o per chi se la sente. Io l'ho provato in un'altra regione del mondo e devo dire che miracolosamente l'ho fatto pure con, diciamo, decenza. Si prosegue in direzione sud per raggiungere la zona di Baiachino. Altra baia favolosa, fantastica, che ricorda tantissimo le baie della Baja California come Baia Concepción. Guardate questa foto grande, veramente esemplificativa di quello che andiamo a trovare. Ed è una delle considerate che questa spiaggia è considerata dal National Geographic come la migliore vista dell'oceano di tutto il mondo. Questo è stato insomma il premio che ha vinto dagli esperti di National Geographic, che ovviamente girano tutto il pianeta. Si farà oltretutto una mini crociera al tramonto per ammirare tutta la spiaggia e tutto il deserto dal mare, che è insomma una cosa veramente suggestiva. Ma altra cosa importantissima della zona di Baiachino è il contatto diretto e la scoperta di questa cultura millenaria completamente separata dal resto dalle altre e diciamo puramente, veramente in via di estinzione, che è la cultura dei Seri. L'etnia Seri, che proprio nasce, ha la sua origine in questa isola qui che vedete, che è Isla Tiburon, che è la terra sacra in assoluto per quella della nazione Seri, quindi è una riserva adesso ecologica che esploreremo in una breve escursione in barca e avremo un contatto diretto con questa straordinaria etnia, con le loro tradizioni, con i loro usi. Naturalmente parlano totale bilinguismo, quindi parlano spagnolo e la loro lingua originaria ed è una delle etnie oltretutto più produttive dal punto di vista di creatività artistica e artigianale. Questo è un grande vaso che hanno regalato. Naturalmente c'è la possibilità di acquistarne di più piccoli e portatili, pitture facciali e ripeto, la produzione artigianale è veramente, veramente affascinante. E come vedete, questa è una cosa veramente unica, assolutamente unica, che si può fare solo in questa regione.
si scende ancora di più, si va verso sud e si raggiunge la zona di Puerto San Carlos. Altra baia veramente straordinaria, mare stupendo, acque normalmente caldissime, vista mozzafiato su tutta la baia e la possibilità di scoprire un'altra etnia veramente molto, molto, molto affascinante e, ripeto, molto più molto separata dal resto delle altre, quindi molto differente da tutte le altre etnie che normalmente con cui si entra in contatto in un viaggio tradizionale nel Messico. Questi sono gli Yaqui, e questa è la danza del venado, una delle danze tipiche dell'etnia, della comunità. Questa è la loro bandiera che trovate un po' dappertutto in questa zona, ed è una dei contatti, diciamo, più interessanti, più unici che si fa in questo viaggio. Si visita quattro pueblos che sono stati fondati dai gesuiti durante l'opera di colonizzazione nel XVII secolo. È una delle tribù oltretutto più mistiche, più visionarie, se vogliamo, di tutta la zona nord-ovest del Messico, e oltretutto ha una storia molto particolare, perché questa etnia non è mai stata conquistata dagli spagnoli, ma venne ridotta in concentramento dal governo messicano proprio per questioni di governo del territorio. Una storia molto molto triste che viene raccontata e dettagliata proprio durante l'incontro con la comunità. E si prosegue poi per la scoperta di uno dei pueblos mágicos più magici in assoluto di tutto il Messico, che è Alamos. L'antica capitale della provincia dell'Occidente fu fondata dagli spagnoli sempre nel XVII secolo, e naturalmente è così ricca e florida perché lì vicino, come sempre in tutta la zona coloniale messicana, c'erano i giacimenti d'argento, e quindi questo ha creato una ricchezza fantasmagorica che veniva diciamo concretizzata in questi palazzi, in questi edifici, in queste casonas, nelle chiese, nei teatri, donando all'umanità, soprattutto a noi che viviamo nel nostro tempo, un retaggio di vestigia coloniali unico e irripetibile. E poi, dopo la visita di Alamos, di uno appunto di questi più segreti pueblos di tutto il Messico, si termina la nostra esperienza di viaggio a Ciudad Obregón, che è la città in cui appunto il nostro itinerario termina. A Ciudad Obregón faremo una visita, diciamo, molto interessante, perché questa zona del Messico, la cultura di liquore è l'aguardiente, e in questa zona c'è una delle distillerie più grandi di tutto il Messico, che si chiama La Pasadita, che viene visitata ovviamente nel nostro viaggio. E al decimo giorno da Ciudad Obregón si ritorna direttamente in Europa, in Italia, oppure si prosegue per una estensione balneare, quello di poi ne parleremo più avanti. Il secondo viaggio è il nostro oramai storico, perché lo proponiamo da qualche anno e ogni anno riusciamo a venderlo, e ogni anno diciamo a vendere un po' di più, che è il destino Oaxaca, cioè la scoperta del territorio centro-sud del paese, da Città del Messico attraverso lo Stato di Puebla fino a tutta la scoperta dello Stato di Oaxaca. Sono due degli stati più intriganti, più affascinanti, che spesso vengono bypassati durante un itinerario del sud-est, e questo è sud-est, ma vengono bypassati per mere questioni di tempo. Normalmente l'itinerario classico prevede delle notti a Città del Messico e poi volare verso il Chiapas. Beh, questo è un itinerario totalmente alternativo per chi magari ha già fatto quell'itinerario classico, quindi Città del Messico, Chiapas, Yucatan e Riviera Maya, e invece questo si concentra in tutto quello che i passeggeri in questo caso hanno perso, ed è veramente tanto. Anche questo è un itinerario che sviluppiamo come prezzo su base 4 passeggeri, ma è possibile anche farlo con due soli passeggeri, ovviamente pagando qualcosina in più. Si parte, da Città del Messico, col suo straordinario centro storico, con il Palacio de Bellas Artes, la piazza più grande del Messico, che è lo Zócalo, e il Palacio del Governo, con i murales di Diego Rivera, che naturalmente non possono mancare. Come non può mancare la visita dell'imprescindibile Museo Nazionale di Antropologia, che è quello che ci spiega concretamente, proprio di piccole pietre, tutto quello che andremo a vedere nel corso del nostro viaggio. È una delle tappe più importanti e, ripeto, imprescindibili
di un viaggio in Messico. Questo non è un museo, un tempio, io almeno l'ho sempre ritenuto così e l'ho visitato almeno una decina di volte. E si completa la visita della città con il barrio de Coyoacán, che prima era una città separata, ma poi è stata inglobata dallo sviluppo del mostro del mostro di Città del Messico, una città di oltre 20 milioni di abitanti, ed è la parte più a sud, totalmente diversa dal resto della città, coloniale, pueblo vero e proprio, e naturalmente la zona che offre la straordinaria ricchezza visiva e la complessità del racconto di vita di Frida Kahlo, di Diego Rivera, della loro casa, di tutto quello che si trascina insieme a questi due incredibili personaggi, che sono tra i più importanti della storia moderna, non solo del Messico, ma proprio della storia moderna. Poi si va naturalmente a visitare Teotihuacan, uno dei siti archeologici più rilevanti di tutto il Messico, a poca distanza dalla capitale. E poi si parte verso sud, sud-est appunto, si visita il pueblo di Cholula, che è dietro questo mostruoso vulcano che si chiama Popocatépetl, o il Popo, se si vuol far prima, tuttora attivissimo, come vedete dalla fumarola lì, della foto, e quella è la chiesa di Cholula, eretta proprio in cima a questo serro. Il serro è del corso dei secoli, è nata tutta questa vegetazione sopra il basamento della più grande piramide precolombiana mai costruita. E si visita proprio tutto quanto, addirittura l'interno, parzialmente l'interno della piramide, per poi, poca distanza, arrivare nella magnifica Puebla, la città coloniale fondata nel 1531, una delle città coloniali più affascinanti di tutto il Messico, patrimonio ovviamente dell'umanità UNESCO, nemmeno a dirlo, con la sua cattedrale di roccia tufica all'interno, e il Puente de Bubas. Le Bubas sono queste condotte sotterranee che Michela ha esplorato proprio aprile-maggio di quest'anno, seguendo il proprio corso, che vennero costruiti dagli spagnoli per governare, per avere delle condotte sotterranee e governare le varie zone e anche avere una via di fuga in eventuali attacchi dei nativi, delle etnie precolombiane, che spesso effettivamente succedevano. Ecco, Puebla è una delle città più importanti dal punto di vista storico del Messico, sia per quanto riguarda la rivoluzione messicana del 1910, ma soprattutto per la grande storica fantasmagorica battaglia del Cinco de Mayo, in cui i messicani sconfissero le realtà imperiali asburgiche, e quindi è una delle date più importanti proprio della storia del Messico. Difatti il 5 di maggio è festa nazionale e si festeggia non soltanto in Messico, ma anche e soprattutto nelle comunità messicane un po' in giro per il mondo, tipo Stati Uniti e Canada. Il Puebla del Virreinato è appunto la Puebla del Viceré, che offre ben 2600 edifici storici. Soltanto per visitare i più importanti ci dovrebbe stare 3 giorni nella città di Puebla, per esempio il palazzo del governo, dello Stato, e tantissime delle sue chiese. Le chiese sono innumerevoli, non abbiamo spazio per numerarle. Posso dirvi che la Puebla culturale offre più di 20 musei, in cui c'è di tutto, come vedete in questa foto, dalle auto, agli aerei storici, ma soprattutto la musica, per esempio, ma soprattutto architettura, arte e il barocco messicano. Quindi tutta l'arte e l'architettura nata dalla conquista in poi. Ecco, questo qui è il museo sicuramente più rilevante e più importante di tutta Puebla, una costruzione modernissima, aperta nel 2013 e progettata da un grande architetto giapponese, che contiene tutto lo scibile umano del barocco messicano. Michela l'ha visitato appunto nel corso della sua ultima visita in città ed è rimasta veramente folgorata. Non solo da cosa viene esposto e cosa contiene, ma anche dalla avveniristica architettura esterna. Puebla e lo stato di Puebla è lo stato dei Pueblos Mágicos, è uno dei pochi stati che offre tantissimi Pueblos Mágicos, in questo caso ne parliamo ben 9. Pueblos Mágicos sono una idea di una concezione di turismo proprio fondata sulla tradizione e sulla bellezza assoluta
di questi piccoli villaggi in cui la messicanità si vive e si respira quotidianamente, non solo dal turista, ma anche da chi ha la fortuna di vivere in questi luoghi. Beh, una delle principali attrattive della cultura poblana è la sua gastronomia. Il mole poblano, la foto che vedete qui a destra in alto, creato con parti di cacao, è una ricetta creata dalle suore durante il virreinato e che si è tramandata ed è una delle cose più tipiche che si possono assaggiare, come il chile en nogata, quest'altra foto appunto grande che trovate, il chile, appunto il peperone annegato nelle varie spezie. Sono le corni assolute e una gastronomia molto varia e che può insomma, piacere a tutti. Adesso a questo punto credo che facciamo vedere il video. Ecco, queste sono alcune delle magie che lo stato di Puebla può offrire. Ripeto, uno degli stati dal punto di vista turistico più importanti del Messico, che spesso viene assurdamente bypassato per mere ragioni di tempistica. E noi con questo itinerario vogliamo invece mettere saldamente nella mappa del turismo del Messico come deve essere fatto, perché ci affascina da sempre, da 25 anni che la visitiamo, e siccome non tolleriamo che venga saltata, la vogliamo mettere più presente. Alcune delle sue chiese, avete visto, ripeto, ha una pletora di chiese che è impossibile da citare. Posso solo dirvi che altra attrazione importantissima della città è il Barrio de los Artistas, quindi il quartiere degli artisti, in cui fare semplicemente shopping visivo oppure comprare opere d'arte artigianale degli artisti di tutta la regione di Puebla. Poi si prosegue con pullman pubblico di prima classe, oppure con trasferimento privato se abbiamo già 6-8 passeggeri. Da Puebla in circa 3 ore si arriva a Oaxaca. Oaxaca è lo stato e la città tra i più importanti in assoluto del Messico. Questa è la Iglesia di Santo Domingo, uno dei miei luoghi preferiti in assoluto, un ex convento e tuttora una parte dedicata al convento, una delle chiese barocche più affascinanti di tutta la regione del sud-est messicano. Oaxaca offre veramente troppo per racchiuderla in pochi secondi, ovviamente imperdibile la visita del sito di Monte Albán, posto su un colle con una vista incredibile su tutta la regione. È uno dei siti archeologici più importanti perché è il sito principale della cultura sapoteco-misteca, che quindi è una delle culture madre di tutta la regione centroamericana, antichissima. Si fanno altre visite come quella di Mitla e si va poi al mercato, si mangiano e si assaggiano le chapulines, che sono le cavallette fritte che non potete non provare una volta che andate a Oaxaca, e sicuramente i vostri passeggeri lo faranno.
e scoprire anche la ricchezza e la straordinaria tradizione del mezcal, che è il tequila di questa zona. E qui non si beve, non si produce il tequila, bensì si produce il mezcal, che ha la peculiarità di avere un piccolo amichetto qui in fondo alla bottiglia, che è un gusano, un vermetto, che dona apparentemente al liquore ancora più morbidezza, ancora più tonicità. E, è una delle bevande, ovviamente, i liquori più storici, più importanti di tutto il Messico, esportato in tutto il pianeta. La peculiarità del nostro viaggio, che prevede anche una mezza giornata insieme a queste fantastiche signore, che sono le cuoche, le signore appunto che vivono a Oaxaca, le responsabili di alcuni dei ristoranti, che ci conducono prima a fare la spesa nel mercato central, che da sola vale il viaggio, e poi preparare insieme le pietanze che vengono mangiate insieme, appunto, insieme dai vostri passeggeri, insieme alle signore. È un'esperienza unica. La nostra guida locale l'ha selezionata da parecchio tempo, e oltretutto la nostra guida locale, ve lo presento anche perché lo presento sempre, è questo signore col cappello qui dietro che vedete, che è il mio fraterno amico Alejandro Leiva, che ha creato insieme a noi questo itinerario meraviglioso. Poi si prosegue in auto e ci si addentra nella zona della Sierra Occidental, dentro le montagne, raggiungendo la cittadina, il piccolo pueblo di Pluma Hidalgo, per scoprire la ricchezza e l'aroma della cultura del caffè di Oaxaca. Si visita una finca di caffè e si dorme o vicino o nella finca di caffè, si scopre tutto il sistema di lavorazione, il procedimento, e si assaggia questo inebriante sapore di caffè oaxacheño. Una vera esperienza insieme ai locali, e una vera esperienza di turismo oltretutto attivo e turismo solidario, perché naturalmente, oltre a vendere il caffè, queste attività si promuovono e si mantengono anche e soprattutto con il turismo. Poi si prosegue in direzione sud, verso il mare, non prima di aver esplorato le lagune di Chacawa, che è una delle zone di mangrovie più particolari, ovviamente parco protetto, e si esplora seguendo appunto le lance, e poi si raggiunge la zona di mare più ideale, secondo il mio modestissimo parere, per tutta l'area del Pacifico. Ideale perché? Perché sono 9 baie, le Bahias di Huatulco, in cui il mare è protetto e quindi il bagno si fa tranquillamente. Non è mare aperto come nella grande maggioranza delle spiagge del Pacifico, ma le baie sono protette e quindi balneazione è facilissima. Visitano poi alcune zone intriganti come il parco ecoarcheologico di Copalita. Come vedete, il simbolo è l'iguana perché è la casa degli iguanas. Queste rovine precolombiane sono diventate tutto il territorio e quasi il villaggio delle iguanas della regione. Si tocca Puerto Escondido, zona ormai diventata leggendaria, vuoi per il film e vuoi soprattutto per la diffusione della cultura del surf. Questa è una delle zone più importanti di surf del mondo, con il passaggio del campionato del mondo che passa ogni anno rigorosamente. Ed è a questa atmosfera molto hippie, molto bohemienne, molto freak, che insomma affascina sempre. E qui sto appunto insieme al nostro leggendario Alex Leiva nel corso dei nostri tanti viaggi insieme nella regione. Bene, quello completa appunto il destino Oaxaca. Il nostro terzo viaggio invece ci porta in tutt'altra parte. Ritorniamo nel nord-ovest e vedete il quadratino dove siamo, appunto siamo qui. E facciamo una delle esperienze di viaggio più straordinarie in assoluto. Il mitico treno Chihuahua Pacifico, il CEPE, che collega Chihuahua a Los Mochis ogni giorno partendo dalle 6:30 e arrivando la sera a Los Mochis non si sa quando, potrebbe arrivare alle 10, alle 11, a mezzanotte. Ma questo non interessa perché naturalmente questo itinerario è improponibile farlo in un giorno, e difatti nessuno lo fa. Ma viene fatto in 4, 5, anche 7 giorni, anzi l'itinerario più grande che abbiamo è il Grande Norte, proprio prevede 7 pernottamenti per vivere in una maniera più giusta e più profonda possibile, e vivere una delle regioni più uniche di tutto il Messico. Attraverso le Barrancas del Cobre, che è l'immenso, straordinaria regione dei canyon, grande 4 volte il Grand Canyon del Nord America, e conoscere, entrare in contatto con gli indigeni, il popolo che corre, i Rarámuri, che sono un'etnia che non c'entra assolutamente nulla con il resto delle etnie che potrete incontrare in un viaggio in Messico.
Si parte, si atterra comodamente con un volo diretto da Città del Messico a Chihuahua, che è la grande capitale dello Stato ed è la città delle antiche chiese coloniali e soprattutto la città della rivoluzione, perché da qui Pancho Villa partì. Qui c'è la sua grande casona, la sua residenza, in cui, come vedete in questa foto, c'è la Fort T, in cui venne, ahimè, appunto assaltato e crivellato di colpi. Difatti si vedono proprio i buchi dei fori dei proiettili della Fort T che viene esposta nella sua casona. Da qui il giorno dopo si parte per il vero itinerario in treno del CEPE. Questo è il suo itinerario. Vedete tutte le tappe che fa e naturalmente il viaggio è molto facile perché si sceglie una tappa, si scende, si pernotta, si fanno delle attività e si prende il treno del giorno successivo che fa lo stesso itinerario nord-sud o sud-nord. Questo itinerario può essere fatto sia da sud al nord o viceversa. E la prima delle tappe, questa si fa via terra però, se si vuole, in un itinerario più esteso, è conoscere queste incredibili comunità menonite. Sono tutti discendenti dei primi menoniti che si stabilirono qui dalla Germania nel XVIII-XIX secolo, sono tutti dediti all'agricoltura, alla produzione agricola ed è una comunità ultra particolare, molto molto attiva, che possiamo visitare via terra partendo in auto da città Chihuahua per raggiungere poi la seconda tappa del treno che è Creil, in questo caso si fa appunto in auto. E si arriva appunto a Creil, che è questo pueblo dove c'è questa foto appunto dei Tarahumaras. I Tarahumaras, o meglio noti come Rarámuri, sono appunto gli indigeni della regione. Sono un po', dal punto di vista fisico, per fare un paragone che è veramente molto azzardato e totalmente improprio dal punto di vista antropologico, sono i cugini dei Navajo, per darvi un'idea. E raramente parlano, che non sia un problema per i vostri passeggeri, perché ritengono di parlare con un estraneo una forma di scortesia, ma sono estremamente gentili e la loro cultura è veramente affascinante. Come vedete c'è la foto dell'indio che corre, perché il loro nome vuol dire il popolo che corre. Fanno addirittura delle gare ancora adesso, dei pueblos, di velocità e resistenza nella corsa in questi scenari naturali incredibili, che è stata da sempre il loro punto forte. Si raggiunge poi come tappa successiva, dopo Creil, la Barranca del Cobre. Naturalmente in ogni tappa, pernottamenti, la possibilità ovviamente di avere alloggio, prima colazione, cena, eccetera, e le attività come per esempio a Creil la visita del lago Rareco, la missione di San Ignacio, visitare le chiese gesuitiche, insomma tutte queste attività sono comprese nei nostri pacchetti di viaggi. La tappa successiva è la straordinaria visione appunto della Barranca del Cobre, dell'apertura più grande del canyon della Sierra Tarahumara. Come dicevo, ben quattro volte la grandezza del Grand Canyon. E oltretutto, da qualche anno è attiva in questa zona la zona del appunto il Parque Aventura, che offre la tirolina, questa qui la foto qui, più lunga del mondo, che è 2650 metri a oltre 400 metri di altezza, mi sento male solo a dirlo e sto seduto, tutti questi percorsi e è anche il teleferico che vedete qui, che oltretutto non solo collega un lato all'altro del canyon, ma può essere anche utilizzato come ristorante sospeso in aria, una cosa veramente che dà i brividi. Un ristorante panoramico nella parte di Visadero, bellissimo, che è il Tonari, la possibilità di fare trekking con i Rarámuri, attività di mountain bike, insomma ci si può stare anche 4-5 giorni soltanto in questa zona e fare molteplici attività, tutta una diversa dall'altra. Poi si prosegue in direzione sud, si va verso la zona più calda, quindi si scende dalla montagna e si va verso la zona caraibica, verso la foresta tropicale. E qui c'è una delle tappe più affascinanti, che è quella di Batopilas. Batopilas è quello che rimane di una città mineraria gloriosissima e ricchissima, del XVII secolo, i giacimenti erano qui vicino alla città e quindi la città divenne ricchissima. Pensate che fu la seconda città dopo Città del Messico ad avere l'energia elettrica in tutto il Messico. Cose da visitare sono tantissime, adesso tutto è mantenuto perché ovviamente è una città protetta dai beni culturali. Alcune delle sue attrattive per esempio sono la Hacienda de Shepherd fu uno dei primi
minatori intesi come sviluppatori delle miniere, un americano che scoprì uno dei primi giacimenti e quindi si fissò qui e creò una ricchezza immensa, e la cosiddetta Catedral Perdida, che è una delle visioni più tipiche e più iconiche di tutta la regione della Barranca del Cobre. Poi si prosegue ancora in treno, si va a El Fuerte, e pueblo magico anche questo, affascinante. Questa è la casa, l'hotel dove io ho dormito personalmente qualche anno fa, ed sarebbe la casa di Zorro, la casa di Don Diego della Vega, sia vero, non si sa, ma insomma così viene spacciata. Un altro dei pueblos magicos un po' sospesi nel tempo, con la piazza centrale, con tutti gli edifici coloniali, gastronomia veramente ricchissima, perché qui stiamo molto vicini al mare e quindi c'è un po' un mix di terra e mare molto molto appetitoso. E poi alla fine si prosegue verso l'ultima tappa, che è l'Osmocis, e lì termina il nostro viaggio. Gli itinerari che proponiamo sono due: il Raramuri e il Grande Norte dalle Barranche a San Pacifico. Differiscono solo per la loro durata. E a questo itinerario si collega il quarto nostro itinerario, che è quello della Baja California. Si collega perché questi due itinerari, cioè Barranca del Cobre, Sierra Tarahumara e Baja California, sono facilmente realizzabili in un solo viaggio sfruttando il servizio Baja Ferry, che collega le due coste del Mar de Cortés, a est e a ovest, e parte la mattina da un lato e la sera dall'altro, e quindi è facilmente abbinabile. Della Baja California, che dire, 1300 km di lunghezza da Tijuana fino allo Scabos, e 1700 km la Pacifico 1, che è la strada appunto che collega le due estremità di questa straordinaria penisola. Il fatto che vedete il Golfo di California in mezzo, la terra venne separata, e questo ha creato una unicità di territorio, un ecosistema assolutamente unico, per cui moltissime delle specie endemiche vivono esclusivamente qui. Parliamo sia di fauna che di flora. La loro, l'isolamento dal resto di tutto il resto del paese ha creato delle condizioni totalmente uniche. Questa separazione ha fatto sì che la penisola Baja California si sviluppasse in una maniera totalmente unica rispetto al resto della zona. Alcuni dei punti fondamentali della Baja California sono questi: ben 5 siti patrimonio dell'UNESCO, il santuario della balena grigia nella laguna di San Ignacio, una delle tappe fondamentali soprattutto nella stagione delle balene, che arriva tra pochissimo, che inizia a dicembre e finisce a metà aprile, le isole del Mar di Cortés, che vedremo tra poco, il deserto del Biscaino, che è la più grande estesa selva naturale dell'America Latina, le pitture rupestri della Sierra di San Francisco, di cui mostrerò adesso delle foto veramente impressionanti, e l'arcipelago di Socorro. Ci sono 9 riserve della biosfera, l'unica barriera corallina del Pacifico settentrionale, che è Cabo Pulmo, un ambiente ovviamente desertico in cui non fa mai troppo caldo, perché anche quando fa 36-38 gradi d'estate è molto secco, e la temperatura dell'acqua è sempre ideale per fare un bagno, e non occorrono visti né profilassi, un luogo molto sicuro, visto che sono più i cactus, più gli animali che gli esseri umani, vivono soltanto 4 milioni di persone, 2 stagioni ben diverse che si prestano a 2 esperienze di viaggio ben diverse, un territorio ancora totalmente inesplorato, perché molta parte del suo territorio è deserto estremo e quindi ancora non è stato esplorato, ma la cosa più importante, se vogliamo, soprattutto perché andiamo verso l'inverno, quindi verso la stagione delle balene, è l'unico luogo al mondo dove è possibile relazionarsi personalmente in acqua con balene, otarie e orche. E per relazionarsi, le foto che vi farò vedere adesso vi faranno rendere conto di cosa vuol dire. 2 stagioni, dicevamo, con 2 esperienze di viaggio complementari, diverse da loro, ma entrambe entusiasmanti. La estate calda, appunto, mai troppo calda, e soprattutto, anche se è molto calda, è molto secca, quindi tollerabile, con la scoperta del patrimonio di Cabo Pulmo, l'unica barriera corallina, appunto, del Pacifico settentrionale, le spiagge meravigliose, le dune, le immancabili missioni gesuitiche e domenicane, e i pueblos classici da visitare. Tutto questo d'inverno viene ancora più moltiplicato dal moltiplicatore naturale, che è la presenza delle balene. Le balene grigie che percorrono tutta la zona del Pacifico da nord verso sud per riprodursi,
e tutto quello che invece ci piace fare anche durante l'estate, quindi appunto la barriera corallina, il deserto, i cactus e le spiagge incredibili insieme anche alle missioni. Questa è la prima parte dell'itinerario nord che parte appunto da Tijuana e raggiunge Guerrero Negro. Lo stato non è uno stato unico, tecnicamente sono due stati, Bassa California a nord e Baja California Sur a sud. E Guerrero Negro, questa località qui, è il punto proprio della demarcazione al Tropico del Cancro, c'è proprio la divisione netta tra i due stati. Si parte da Tijuana e si esplora la parte nord con le pitture rupestri di cui vi parlavo. Alcune di queste pitture rupestri sono alte 9 metri, quindi non si capisce come l'uomo preistorico sia potuto arrivare fino là sopra per farle. E il terreno desertico, il paesaggio desertico in mezzo ai Sirius, ai Cardones, ai Saguaro, su tutte le varie tipologie di cactus, ambienti naturali assolutamente vergini e una delle zone, anzi la zona vinicola più importante del Messico, che è la Valle de Guadalupe, che è a nord-est della Baja California ed è una delle zone più ampie. Vedete soltanto le dimensioni dei vigneti immense. Qui la famiglia Cetto, di origine veneta, arrivò a fine del 1800, comprò immensi appezzamenti di terreno e creò i primi vigneti. Adesso esportano in tutto il pianeta un vino che si fa sempre più apprezzare. Ed è una zona molto interessante da visitare, oltretutto si può dormire, alcuni dei nostri tour prevedono la visita con degustazione e anche la possibilità di dormire nella foresteria di alcune di queste cantinas immense. Le pitture rupestri di cui vi parlavo, appunto, nominavo la Sierra di San Francisco, assolutamente incredibile, un percorso trekking piuttosto ardito con alcuni spostamenti a dorso di mulo, una cosa veramente da viaggiatori che è però alla portata di tutti. Abbiamo avuto dei passeggeri che hanno fatto anche in età piuttosto avanzata ed è una delle visioni più particolari, più uniche di questa zona della Baja California. Si raggiunge poi la maestosa Baia de Los Angeles, in cui fare, che è proprio un posto quasi sperduto, dà proprio l'idea di ultima frontiera, in cui fare varie escursioni, soprattutto via mare. Vedere la laguna di Guerrero Negro e la sua immensa salina, questa è la salina più grande del mondo, i numeri delle esportazioni e della produzione sono immensi. Ed è oltretutto uno dei primi punti in cui esplorare la laguna per incontrare le balene, ma ne parleremo tra pochissimo. Questo ho messo una foto più avanti, avrei dovuto metterla prima, della Baia de Los Angeles. Questa è foto che ho fatto io qualche anno fa quando andai, e proprio la visione di incontri con alcuni mammiferi del mare, che proprio nella stagione ideale, che appunto è quella che ci aspetta adesso da dicembre fino ad aprile. E da questa zona, appunto, dal Tropico del Cancro in sud, andiamo invece verso la Baja California Sud, partendo appunto da Guerrero Negro con i primi incontri con le balene, via via facendo altre tappe. Alcune delle foto che riassumono un po' il fascino della Baja California Sur, le saline, il deserto straordinario, questa foto del deserto in primavera, che si ravviva con dei colori fantastici. In primavera è una stagione meravigliosa per visitare questa zona. La laguna di Puerto San Carlos con le sue mangrovie, tutte esplorabili a bordo della motolancia, è un'escursione che facciamo sempre. E naturalmente, appunto, l'incontro con le otarie. Questo vi dà l'idea di che tipo di incontro è veramente un incontro. Ma l'incontro più fantasmagorico, più incredibile, si fa con le balene grigie. Queste sono le zone che ho messo qui di tutto il passaggio delle balene grigie. Vengono dal nord, dall'Alaska, vengono qui a dare la vita ai loro piccoli e qui i loro piccoli iniziano a stare in mare e stare con le altre persone. La cosa incredibile, l'altra balena, la cosa incredibile è che sin dall'inizio le balene interpretano la loro presenza in questa zona come una cosa pacifica e la presenza dell'uomo storicamente come una cosa pacifica e condivisibile. E questi sono gli incontri che si fanno. Cioè, in moltissimi posti al mondo si possono vedere le balene, dall'Argentina al Canada, l'est degli Stati Uniti, si fanno le foto da lontano, la guida racconta tutto. In questo caso non c'è nulla da raccontare perché le balene passano sotto le nostre barche e si lasciano letteralmente toccare. Una delle cose più incredibili è come le balene spingano i balenotteri verso le barche occupate dai turisti per far capire loro: questi sono nostri amici, valli a conoscere.
È una cosa veramente commovente, unica, irripetibile, che si fa solo qui, solo in Baja California. Questo sono i vari punti, appunto Guerrero Negro, Puerto San Carlos con Balia Magdalena, la zona questa qui di Laguna di San Ignacio, che esploriamo in quel caso dormendo nei campamentos che utilizzano le università per i loro studi, e poi verso sud, appunto, La Paz e Cabo San Lucas. La possibilità appunto di comprendere dei percorsi in campo tendato che sono indispensabili per raggiungere la baia di San Ignacio e quindi incontrare le balene in questa zona. Questa è la città invece di San Ignacio, con una delle missioni più storiche, proprio immersa nella vegetazione delle oasi. Il rio Mulegé con la sua oasi particolarissima. Le missioni che sono straordinarie, affascinanti, tutte perfettamente mantenute, anche perché l'ecosistema, il clima ci permette di mantenerle in maniera perfetta, e sono un retaggio storico importantissimo e molto molto coinvolgente. La chiesa di Santa Rosalia, tutta fatta in ferro da una persona che il ferro lo sapeva lavorare, cioè Eiffel, quello della Torre Eiffel. C'è anche una panetteria francese incredibile, che è una tappa imprescindibile del nostro viaggio. Le paesaggi di natura e di mare fantastici, come la Bahia Concepción, in cui fare dei bagni veramente indimenticabili. Raggiungere Loreto, che era la capitale della California, quindi di tutte e due le Californie, quella sud e quella California, quella che noi chiamiamo adesso California negli Stati Uniti, ed è insomma una delle città coloniali tradizionali più affascinanti, e da qui si parte per la prima esplorazione delle isole. La prima isola che si esplora in motolancia è Isla Coronado, ecosistema protetto, unico, accompagnato magari come in questa foto dai delfini che ci accompagnano verso la nostra meta, ed è un'occasione straordinaria anche per conoscere, per esempio, nuotare con leoni marini e le otarie. Altra isola che si scopre invece, in questo caso più a sud, partendo dalla Paz, che è il puerto de Ilusión, è la Isla Espiritu Santo. Questa, se vogliamo, ancora più particolare, perché, come vedete, di roccia di arenaria, è praticamente come se un pezzo di Monument Valley fosse stata spostata dall'Arizona e dallo Utah e portata qui, in mezzo al Mar de Cortés, con la stessa identica feeling naturale che potete trovare nel West americano. Qui, naturalmente, si incontrano appunto le otarie, i leoni marini, e si nuota insieme a loro. Si fa tappa in alcuni degli altri pueblos mágicos, come Todos Santos, che è un pueblo mágico, un pueblo molto bohemien, molto artistico, e si può dormire appunto nello storico Hotel California, in cui, premetto sempre, gli Eagles della canzone Hotel California non misero mai piede, perché il loro massimo era arrivare a Tijuana, fare quello che devono fare, spronzarsi, conoscere signoritas, eccetera, e ritornare indietro verso la California americana. Però questo hotel, diciamo, ha preso il nome, esisteva già, e naturalmente con il sfruttando l'eco di questa straordinaria, famosissima canzone, è una delle tappe un po' immancabili del nostro viaggio. E invece questo Todos Santos, come vedete, in questa zona, la parte ovest del termine, del Finisterre della Baja California. Invece la parte est ospita appunto Cabo Pulmo, che è l'unica barriera corallina del Pacifico settentrionale, quindi per gli appassionati di snorkeling e di diving è uno dei punti assolutamente da non mancare. Si raggiunge con strada sterrata, ha dei piccoli ma graziosi hotel, avrà un nuovo hotel tra poco tempo che presenteremo in assoluto, penso, alla fine del prossimo anno, che è in costruzione, ed è una delle mete appunto immancabili per gli appassionati del mare. Invece per gli appassionati della natura, come penultima tappa, la esplorazione della Sierra della Laguna, la riserva della biosfera, che appunto si esplora anche con percorsi di trekking facilissimi, di mezza giornata o dell'intera giornata, prima di raggiungere il termine, appunto il Finisterre, che sono questi sassi qui, appunto questi scogli qui, che è Los Cabos, questo corridor turistico che da San José del Cabo, storica, con un centro storico tra virgolette coloniale, diciamo che ha circa 200 anni, alla modernissima e molto gringa, molto americana Cabo San Lucas. Sono circa 30 chilometri di costa, e considerate che in questi 30 chilometri i punti balneabili, veramente balneabili, in cui è consentito la balneazione, sono soltanto 6.
il resto è mare aperto. Ecco qui i faraglioni, Los Arcos, che si visitano con queste escursioni in barca che vedete della foto. E questa è un'idea di le cose che si possono fare in Baja California. In Baja California offriamo tutte le soluzioni possibili. Abbiamo il nostro ufficio a San José del Cabo che coordina e offre ogni tipo di soluzione. Tour guidati, minimo 2 passeggeri, fly and drive di varie natura, da nord a sud o soltanto la parte sud, così come i tour guidati, da nord Tijuana fino a sud Los Cabos oppure solo la parte sud. Tutto l'ha prodotto, ovviamente, come sempre lo trovate nel nostro catalogo online conradtravel.it. Importante precisare che, come ogni anno, predisponiamo una serie di partenze garantite nel periodo delle balene. Si concentra questo tour soltanto nella parte sud della Baja California Sud, quindi parte e ritorna da San José del Cabo. E sono 11 partenze, proprio nel periodo, iniziano da gennaio e finiscono ad aprile, l'ultima ad aprile, per permettere ai vostri passeggeri l'incontro, appunto, il vero incontro, l'interazione con questi straordinari mammiferi del mare. Oltretutto, per gli amanti del mare, c'è un'altra soluzione. L'esplorazione della zona di tutta la baia del Golfo della California, Mar de Cortez, in barca a vela. Sono due tipologie differenti. Una barca a vela è un catamarano, come vedete dalla slide che vi ho messo. Si parte da La Paz, dal porto di La Paz, al Puerto de Ilusión, e si esplorano tutte queste isole, che sono appunto le isole dell'arcipelago del Mar de Cortez. Viaggio veramente unico, parte da minimo 4 passeggeri, ma entrambi, come vedete, arrivano a massimo a 6 ospiti. Ovviamente anche con 2 passeggeri si può partire, con 2 soli ospiti, ma naturalmente, come sempre, il prezzo è più alto. Per un gruppo di amici appassionati del mare, una famiglia, questa è una dei viaggi più indicati in assoluto. Altra soluzione per esplorare la Baja California, i nostri tour in Harley Davidson. Erano esclusivamente guidati fino all'altro anno per questioni di assicurazione, invece adesso il nostro supplier nordamericano ha superato questo problema con l'accordo con una compagnia di assicurazione messicana, e quindi è fattibile anche come fly and ride individuale. E naturalmente le partenze invece di gruppo sono previste per la stagione sempre invernale, quella più indicata per l'incontro con le balene. Infine, come quinta proposta e ultima proposta, la nostra partenza appunto di gruppo in concomitanza con la straordinaria festa dei morti. Il gruppo parte il 25 di ottobre, abbiamo ancora delle disponibilità, abbiamo già degli iscritti, al momento non abbiamo raggiunto i 20 passeggeri, e quindi il sottoscritto che vi parla rimarrà qui a Roma. Se qualcuno di voi fosse così bravo ad aiutarci a incrementare il numero, il sottoscritto invece si troverebbe sull'aereo a accompagnare i vostri passeggeri in questa incredibile esperienza di viaggio, che si concentra in questa regione, la regione del Bajío messicano, appunto, l'altopiano centrale, centro-ovest del paese, con queste incredibili città coloniali, da Guanajuato a Querétaro, San Miguel de Allende, fino a Zacatecas, fino a Guadalajara, nel stato di Jalisco, queste atmosfere uniche, questa tripudio di arte, architettura, strade acciottolate, chiese, ristoranti fantastici e il Callejón del Beso in cui gli innamorati si baciano. Questo è l'itinerario, tutte le sue tappe, ripeto, partenza unica il 25 ottobre. Vi annuncio già che il prossimo anno, per ottobre del prossimo anno 2019, rilanceremo lo stesso itinerario. E naturalmente, nella zona più sentita, cioè il Michoacán, la festa dei morti, cioè l'apertura dei cimiteri e l'incontro tra i vivi e i morti, che praticamente non c'è nessuna divisione, nessuna differenza. Queste foto sono state fatte da Michela nel corso di un nostro incredibile fan trip che facemmo nel 2013, proprio in concomitanza con la festa dei morti, un'esperienza veramente unica, per incontrare la Catrina di José Posada, il simbolo della festività dei morti. E eccola qui alcune delle statuette che adornano tutti i cimiteri e tutti i negozi e tutte le case della regione, alcune delle ofrendas, delle offerte che appunto la famiglia fa agli antepasados, ai defunti, per celebrare l'arrivo di una nuova vita, per comunicare, per raccontare la propria storia.
E tutto questo viene decantato proprio in maniera sublime da questo film magnifico che ho visto poi oltretutto poche settimane fa, che è Coco, che vi raccomando assolutamente di vedere e di far vedere ai vostri passeggeri, così li animerà a partecipare al nostro viaggio. In questo caso i passeggeri che vogliono andare al mare come termine, come relax al termine di un viaggio così impegnativo dal punto di vista culturale, antropologico e di interessi, il suggerimento è di dedicarsi a un'altra costa semi sconosciuta del Messico, ma vicinissima a quello che noi abbiamo visitato, che è la Riviera Nayarit, a nord di Puerto Vallarta, tutte baie protette, una zona vergine veramente affascinante, nuovissima come destinazione turistica, che offre dalle posadas del mare 3 stelle fino agli hotel di gran lusso, con una scelta amplissima che può soddisfare qualsiasi viaggiatore. Alcune dei suoi highlights sono per esempio queste: le Islas Marietas con la Playa del Amor, questo luogo incredibile scavato, questa spiaggia che emerge dal buco scavato appunto dalla natura in queste isolette, oppure a Guayabitos, l'Isla de Coral, un'altra isola affascinante, tutte raggiungibili con un'ora e mezza di tragitto in barca. Bene, con questo io ho concluso la parte presentativa e rubo solo 5 minuti in più per ricordarvi i plus in spagnolo, o i plus in americano, per scegliere Conrad Travel. La nostra specializzazione assoluta, esperienza oramai ultradecennale, vista anche la nostra età, sulle destinazioni proposte, i 30 anni di esperienza personale e professionale sulla destinazione Messico, la nostra passione assoluta, l'avrete sicuramente intuita, poter contare su un prodotto esclusivo, quindi solo nostro, che viene creato e viene migliorato e viene ampliato in collaborazione con il nostro ufficio e nostra struttura ricettiva propria in Messico, con un ufficio centrale, 8 uffici sparsi sul territorio e uno in Guatemala, la possibilità appunto di partire ogni giorno dell'anno minimo 2 passeggeri e personalizzare in maniera assoluta, concreta e reale ogni singola esperienza di viaggi. Noi non vendiamo mai un viaggio uguale all'altro, non succede veramente mai. Riusciamo a complicarci la vita anche sulle partenze come quella del tour del Messico punto coloniale e Notte dei Morti, perché alcuni passeggeri vogliono andare da un'altra parte del Messico dopo il loro viaggio o prima. Quindi questo vi sta a testimoniare come anche in un contesto di un viaggio organizzato la personalizzazione è assoluta. Ovviamente per fare questo dobbiamo essere rapidi, e chi lavora con noi già lo sa, rispondiamo sempre nel giro di 24-48 ore al massimo. Se non siamo in grado di rispondere perché ci manca qualche dato, vi avvisiamo subito, così il cliente sta tranquillo e sa che la sua domanda, la sua richiesta viene curata. La flessibilità e originalità, capita anche di vendere viaggi dopo la quinta, sesta, settima, ottava, decima versione. Il programma di viaggio che vi viene inviato è dettagliato giorno per giorno, non è un prodotto di un foglio di calcolo o roba del genere, e naturalmente, facendo rigorosamente viaggi su misura, l'indicazione ben precisa è del cambio. E la quotazione viene fatta col cambio aggiornato al giorno all'ora. Abbiamo anche stipulato una formula di assicurazione che ci protegge dalle variazioni tremende del cambio, sì, come è stato per esempio l'anno scorso. Con soli 50 euro i vostri passeggeri sono coperti allora, al 100%. Ti ringraziamo intanto per l'ottima presentazione, hai suscitato tante curiosità, sì, e ci sono parecchie domande, quindi anche se diciamo abbiamo sforato... Sì? Il tempo disponibile, ho già scritto in chat insomma di avere un po' più di pazienza, perché conosci molto bene la destinazione e puoi dare tutte le informazioni di cui insomma si ha bisogno. Allora, ti faccio qualche domande in diretta. Certo.
secondo solo aspetta che ok. Allora, intanto Sara che chiede qual è il prezzo base. Okay. Del tour del 25 ottobre. Diciamo che la quota base attualmente intorno a 2.400 euro. In base ai passeggeri che abbiamo raggiunto. Certo. Se l'aumentassimo si abbasserebbe. Naturalmente a questa quota deve essere aggiunto il volo. E Sara che chiede se gli itinerari guidati sono sempre a parte perché abbiamo dei passeggeri che vengono italiana, da Trieste, per esempio, e alcuni passeggeri che verranno da Bari. E per quanto riguarda invece quindi il primo itinerario presentato, quale sarebbe il periodo migliore per la partenza? Allora, per il itinerario del Sonora, mio errore, chiedo scusa, non ho specificato che la guida saranno soltanto in spagnolo-inglese. Questo perché finché non
porremo la destinazione più sulla mappa, avremo più richieste, sarà impossibile. Spostare una guida in italiano e mandarla lì. La nostra il nostro progetto è fare di un una parte della lanciare una partenza garantita in cui la nostra guida in italiano accompagnerà il gruppo, ma riteniamo che sia un po' troppo presto per fare. Fare questo. Il periodo più indicato è sicuramente l'inverno. Cioè partire, diciamo, da adesso, da novembre fino a maggio. È una destinazione year round, eh? Può essere venduta tutto l'anno. Però diciamo che l'inverno offre, cioè, un clima più mite, meno forte, soprattutto durante e rispetto Marzia all'estate. Chiede se anche prima se di arrivare diciamo, ha delle distanze molto lunghe. Lì si parla sempre di deserto, quindi l'escursione termica è sempre quale molto mezzo forte. Di trasporto l'inverno si sente un po' di più rispetto che all'estate. Tipologia di auto. Allora, se sono, dipende dal numero dei passeggeri, se sono quattro persone o un minivan. Se sono oltre otto persone si usa un